diversi anni alla Cornell University, che non è una cosa, voglio dire, che capita alla media dei docenti del Day, diciamo. E poi dal 90 è professore ordinario di calcolo parallelo all'Università di Padova e ultimamente ricopre anche il ruolo all'interno dell'Accademia di prorettore all'informatica. Quindi se UniWeb non funziona, parte dei meriti ricadono sul professore. Devo dire, tra l'altro, che ultimamente funziona, cioè, diciamo, gli insulti che sentivo qualche anno fa ultimamente sono molto 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 ridotti, quindi probabilmente dopo i primi anni di scricchiolio siamo Posso arrivati. tranquillamente dire nessun demerito, nessun No, merito vabbè, su insomma. quello ormai. Comunque, diciamo, ormai si è avviata la cosa, siamo all'inizio. Questa conferenza l'abbiamo presa a prestito da un appuntamento precedente che aveva visto il professor Bilardi protagonista in un liceo di Mogliano. Siamo andati a sentirlo e mi ha detto: beh, questa cosa qua potrebbe tornarci utile, quindi l'abbiamo fruttato. Ecco, l'unica cosa che posso dire, su cui ho qualche competenza, che è ex allievo del collegio e io chiaramente in quei tempi ero ancora alle elementari, quindi non ho esperienza diretta. Però per vari motivi mi sono occupato dell'associazione ex allievi e una delle cose che posso dire è questa, che quando tra gli ex allievi che vengono qui in collegio si parla con allievi coetanei, professor Bilardi, di quel periodo, tutti mi dicono: beh, noi eravamo bravetti, però in quegli anni in collegio c'era una persona che era veramente brava, al di sopra, diciamo, un ordine di grandezza sopra di noi, che era il professor Bilardi. Non solo sulla parte, diciamo, di competenza della sua materia, ma anche per gli interessi a tutto tondo che suscitava tra gli studenti, magari di diverse facoltà oltre a quelle di ingegneria. Infatti, a conferma di questo, vedo l'Augusto professor Granello in arrivo. A conferma di questo, giusto ieri ci è arrivata la mail del professor Nisotto che si sia dispiaciuto di non poter venire questa sera, proprio perché sarebbe stato per lui un riprendere alcune conversazioni che negli anni 70 si facevano in questo collegio su questi temi, magari con qualche anno di, diciamo, progresso scientifico e tecnologico dopo. E devo dire che questa cosa qui è una cosa che c'è anche adesso, quindi nonostante siamo passati degli anni, è una cosa che caratterizza i collegi universitari e questo collegio in particolare. E come penso vi siate già accorti dai precedenti, per chi c'era, appuntamenti qui in collegio, questi incontri, più che delle conferenze, chiaramente sono delle conferenze, assomigliano molto, o vorremmo che somigliassero molto, a una versione, diciamo, evoluta di quelle conversazioni che dovrebbero svolgersi tra studenti del collegio, tra studenti di filosofia, di ingegneria, di medicina, che però ogni tanto, se le conversazioni notturne nelle camere ogni tanto tendono a riciclare, perché le conversazioni tra pari, dopo un po', quando le conoscenze sono finite, le cose sono in gioco, non vanno più da nessuna parte. In queste cose di qui avete l'occasione di, no, vabbè, avete l'occasione di avere qualcuno che ne sa un po' di più e che permette un attimo di fare un salto di qualità alla cosa. Però, come avete visto anche nelle altre conferenze, la parte poi di dibattito, di dialogo procede abbastanza fluente, spero succeda anche questa sera, proprio come succedeva tra quando il professor Bilardi e il professor Nisotto erano studenti qui in collegio. Termino la presentazione, lascio la parola al professore e mi metto comodamente in posizione utente. Allora, intanto ringrazio veramente di cuore di questo invito, perché ogni occasione per tornare tra queste mura è sempre gradita e mi fa piacere. Con riferimento agli anni in cui sono stato qui, Gregoriano, ringrazio per i complimenti un po' esagerati del direttore. In realtà, c'era una persona che era veramente al di sopra di tutti noi, di qualche spanna, e purtroppo non c'è più, forse alcuni di voi hanno sentito il nome, Norberto Milani, che era laureato in fisica, poi anche in botanica, conosceva il codice civile meglio degli avvocati e così via. Era veramente una delle persone che anche oggi, dopo 40 anni di interazione, che in giro per il mondo, resta impresso nella mia memoria come una delle persone più intelligenti che
che abbia mai conosciuto, e anche più intimamente umili in certo senso. Quindi se c'è qualcuno che va ricordato come una stella in quel senso è Norberto. Veniamo al tema di oggi. Il titolo Mente, cervello e macchine computazionali in effetti non l'ho scelto io neanche inizialmente. L'anno scorso sono stato invitato da questo circolo culturale Mogliano Veneto, il mio nome era stato suggerito da un collega in università, e mi hanno proposto più o meno di parlare su questo tema. E quindi ho cercato di raccogliere le idee. Quest'anno, essendo stato, come ha detto il direttore, anzi non era l'anno scorso, era primavera, credo, ho continuato un po' a elaborare queste idee. Però prima di entrare un po' nel merito della discussione vorrei fare alcune dovute precisazioni iniziali. Sulle macchine computazionali, il tema delle macchine computazionali fa abbastanza a pieno titolo parte delle materie su cui a meno in linea di principio dovrei essere accademicamente esperto. Il cervello e la mente assolutamente no, non sono per nulla uno specialista di questi argomenti, quindi parlo più come per interesse culturale. C'è ovviamente un'affinità, ma non prendete per oro colato nulla di quello che dico, ma in particolare non su questo, è un giusto disclaimer. Sulle macchine calcolatrici, macchine computazionali si sa molto, sul cervello si sa parecchio, anche se è difficile dire se è più quello che si sa o quello che non si sa, ma siamo ben lontani da avere un quadro complessivo. Sulla mente diciamo che di certo non si sa quasi nulla, se mettiamo da parte l'esperienza interiore a cui Cartesio si rivolgeva nel dire cogito ergo sum, cioè sappiamo perché siamo anche noi esseri dotati di mente, ma come teoria della mente si sa molto poco. Quindi, eppure, diciamo, in un certo senso la mente è ciò di cui cercherò di parlare di più durante questa chiacchierata. Quindi con quale obiettivo? Non di dire quello che si sa, ma di cercare di dare un po' una panoramica delle direzioni di pensiero che sono state esplorate e che continuano a essere esplorate oggi, nel tentativo di trovare prima o poi un bandolo della matassa per capirci qualcosa in più. Quindi questo è, non stiamo qui a parlare, salvo per brevi elementi, capirete anche voi da soli quali sono, di sapere assodato, ma di posizioni che, se vengono prese come posizioni sulla realtà, teoria in cui credere, credo, almeno personalmente, dico subito qual è la mia opinione, sono tutte molto deboli, perché quando non si sa è meglio socraticamente dire so di non sapere. Tuttavia, il non sapere, se il non sapere si traduce nel fermo di tutte le attività di riflessione sull'argomento, si continuerà a non sapere, per cui non sapere, ma si cerca comunque di trovare strade per capire qualcosa. Ovviamente queste strade in generale partono da elementi del territorio che si conoscono meglio, si spera di collegarsi a quegli elementi, dovendo mettere in conto fin dall'inizio che probabilmente le risposte finali conterranno un grosso contenuto di novità, perché altrimenti le avremmo già scoperte da tempo queste risposte. Tuttavia non abbiamo molto ricorso se non cercare di collegarci a quello che sappiamo. Quindi cosa sappiamo?
sappiamo un certo numero di cose sulle macchine computazionali, sappiamo un certo numero di cose sul mondo fisico, e quindi se ci chiediamo le capacità di mente e cervello a cosa sono riconducibili, sono varie risposte che sono state esplorate nel tempo, ma ponendole come domande, sono le capacità di mente e cervello riconducibili alla natura computazionale, alla natura fisica? Se sono riconducibili alla natura fisica, sono riconducibili a leggi note o più probabilmente a leggi oggi non note? Sono viceversa queste capacità riconducibili ad altra natura o sostanza, come si diceva nel Medioevo? Questo, dove siamo in questo panorama? Allora, cominciamo dalle macchine computazionali. Perché? Perché, diciamo, per molti aspetti, infatti una volta si usava la terminologia di cervello elettronico per un calcolatore, per molti aspetti le macchine di calcolo sembrano assomigliare al cervello e viceversa, quindi se capiamo cos'è il calcolo forse possiamo capire qualcosa, questa è un'idea. Vediamo quindi di fare un breviario di teoria della computazione, ovviamente molto breviario, molto succinto, ma per prendere da lì le mosse. Oggi tutti siamo abituati a vedere sistemi che elaborano informazione e l'informazione appare in forma, è trattata generalmente in forma digitale, quindi come sequenza di bit. Una volta, un secolo fa, non era così chiaro che qualsiasi forma di informazione potesse essere messa in una sequenza, formulata come sequenza di bit, ma oggi, che sia un testo, una musica, un video, il DNA di qualsiasi specie, sono tutte sequenze di bit. Quindi questo è un fatto, diciamo, assodato. Noi però, le macchine calcolatrici, diciamo, non sono lì solo per registrare informazione, ma soprattutto per elaborarla. Quindi l'elaborazione, se l'informazione è messa in forma binaria, l'elaborazione avviene trasformando dei bit. Un'operazione molto semplice, cioè è un'operazione che prende due bit come operandi, ne produce un terzo come risultato. Molti di voi conosceranno l'operazione che sto per definire, che si chiama in inglese NAND, in italiano potremmo chiamarla congiunzione negata, che è definita, diciamo, dalla sua tabellina pitagorica. Siccome gli operandi possono essere 0 o 1, ci sono quattro possibilità, 0 composto con 0, 0 con 1 e così via. La definizione è molto semplice, se tutti e due gli operandi sono 1, il risultato è 0, negli altri tre casi il risultato è 1. Non è che dovete ricordare nulla di tutto ciò se non lo sapevate già, ho definito l'operazione solo per dare in maniera diretta la sensazione di quanto sia semplice questa operazione. È un risultato di oltre un secolo fa, di logica matematica, che... No, scusate, sto facendo un salto in avanti. Normalmente però noi non componiamo due bit, abbiamo molta informazione, per esempio possiamo voler codificare un file per comprimerlo o per crittografarlo, e magari questo file sono gigabyte, miliardi di bit. Abbiamo un'operazione che prende miliardi di bit come operandi e ne produce magari altri miliardi come risultati. E questa operazione può avere varia natura, però è un risultato fondamentale per l'informatica, un risultato che però è stato scoperto all'interno di studi di logica matematica più di un secolo fa, che per quanto complessa sia una funzione che trasforma un numero finito di bit in un altro numero finito di bit, questa funzione si può ottenere ripetendo, ovviamente secondo un piano ben studiato e collegato a quella funzione, ripetendo quell'operazione elementare che vi ho detto, il NAND, l'operazione di due bit. Grazie al fatto che
l'informazione digitale si può supportare fisicamente in vario modo, ma per esempio con la tensione elettrica, e che l'operazione fra due bit si riesce a fare su questa rappresentazione fisica, e infine che si riescono a costruire reti di operatori binari di questo genere, qualsiasi funzione che mi rappresenti una trasformazione, un'elaborazione di informazione, si può realizzare fisicamente. Tuttavia, nel calcolo si va oltre il caso di una funzione finita con un numero sia pur grande di input e di output. Il calcolo, una procedura di calcolo tecnicamente chiamata algoritmo, serve per risolvere un problema, ma i casi di questo problema in generale sono infiniti. Pensate, non so, il problema può essere fattorizzare un numero intero in numeri, un numero naturale in numeri primi, ci sono infiniti numeri, quindi la loro rappresentazione può crescere arbitrariamente. E quando si dice conosco un algoritmo per fattorizzare un numero, non si intende un numero di 300 bit, si intende un numero di qualsiasi numero di bit. Quindi i casi sono infiniti. Allora qualsiasi circuito fisso di questi operatori binari che dicevo prima, di questi NAND, non può gestire tutto in una volta un input arbitrariamente grande. Allora a cosa si ricorre? Si ricorre al fatto di far riciclare, diciamo, avere un numero finito, potenzialmente anche un'unica operazione, un'unica unità funzionale che può fare l'operazione binaria, e lì si fa passare molte volte i bit che via via si producono. Ovviamente per calcolare una certa funzione io devo avere un piano per far passare questi bit che cambia da funzione a funzione. Una scoperta fondamentale nella storia della cultura umana, sicuramente fra le più importanti del XX secolo, è stata da parte del logico matematico inglese Alan Turing, che si può realizzare una macchina che, se opportunamente istruita, può calcolare qualsiasi funzione, anche se gli input della funzione possono essere sono concettualmente infiniti e quindi arbitrariamente grandi. Questa macchina, fra l'altro, ha una struttura, nota oggi come macchina di Turing, è una struttura molto semplice. Immaginate come un nastro infinito fatto di tante caselline quadrate, così nell'immaginazione, una dopo l'altra. Su ciascuna di queste caselline si può scrivere un simbolo, potrebbe essere un bit 0-1, oppure potrebbe essere un simbolo ma da un insieme finito e dato una volta per tutte. Possono essere 10 simboli, 15 simboli, ma non un numero di simboli che cresce man mano che devo fare cose più complesse. E poi su questo nastro può scorrere quella che viene chiamata tipicamente una testina. Questa testina è un sistema che può posizionarsi al suo interno in un numero finito di configurazioni, che di solito si chiamano stati, e ha una sua logica interna che fa sì che quando la testina è in un certo stato e sulla cella in cui è posizionata, dalla cella in cui è posizionata, legge un certo simbolo, fa una trasformazione di informazione interna, per cui scrive un nuovo simbolo su quella cella, cambia stato, come caso particolare potendo tornare anche nello stato in cui era, e decide di muoversi verso sinistra o verso destra. E questa è una struttura molto semplice. Ma quello che Turing ha dimostrato è che, progettando opportunamente questa regola che da quello che leggo e dallo stato di adesso mi fa decidere cosa scrivo e in che stato vado, che si chiama tecnicamente la funzione di transizione di stato, progettandola opportunamente posso realizzare una macchina che può fare tutti i calcoli possibili. Adesso mi sto esprimendo in maniera un po' vaga, ma tutto questo può essere definito in maniera matematicamente rigorosa. Ovviamente questa macchina, che viene chiamata la macchina universale, in particolare in onore di Turing, la macchina universale di Turing,
può fare tutti i calcoli che qualunque altra macchina può fare, purché istruita, cioè devo dire alla macchina universale, guarda, voglio che mi fai questo calcolo qui oppure quel calcolo lì. E questo è il programma della macchina. La programmo per fare una funzione oppure un'altra, ma qualsiasi funzione può essere fatta. Questa è una macchina universale. Tutti i calcolatori oggi noti matematicamente sul mercato, per la teoria del calcolo, sono equivalenti a macchine di Turing. Possono essere, quando andiamo a realizzarli ingegneristicamente, di gran lunga più efficienti, ma concettualmente non fanno nulla che in linea di principio una macchina di Turing non potrebbe fare. Questi risultati risalgono, per dare un'idea della storia che è sempre importante, al 1936-1937. Dopodiché Turing, simultaneamente venendo da una strada leggermente diversa, ma insomma Alonzo Church, matematico americano, formularono una tesi che oggi va sotto il nome di tesi di Church-Turing, o Turing-Church, e dice che qualsiasi sistema di calcolo possiamo immaginare, o meglio realizzare fisicamente, è equivalente o meno potente di una macchina di Turing. Cioè non c'è modo di realizzare fisicamente una macchina che possa calcolare cose che una macchina di Turing non può calcolare. Questa tesi, chiamata tesi, non è per esempio chiamato teorema, è più una specie di principio, se vogliamo, più analogo a un principio della fisica, perché da un lato abbiamo un concetto matematico preciso che è la macchina di Turing, dall'altro diciamo nel mondo non è possibile fare qualcosa che non sia modellabile in questo modo, ma nel mondo reale, quindi facciamo un'affermazione che va oltre la matematica, per cui la tesi di Turing non è proprio per sua natura assoggettabile a dimostrazione matematica. Sta di fatto che dopo circa 80 anni adesso, fino ad oggi, non sono state trovate violazioni serie, diciamo, di questa tesi, ancorché il calcolatore abbia avuto grandi sviluppi, abbiamo supercalcolatori paralleli, abbiamo oggi le macchine, calcolatori quantistici, tutti i modi, diciamo, ingegneristicamente magari molto efficienti di fare il calcolo, ma non superiori alla macchina di Turing nella sua semplicità, come potenza in linea di principio, potenza intesa di cosa si può fare e cosa non si può fare. Allora, diciamo, sono stato un po' veloce, ma spero di aver dato quest'idea. Questa idea è importante in vario modo, ha permesso, è stato un po' il punto di partenza di una serie di progressi per l'informatica, che oggi sono, come si ama dire, sotto gli occhi di tutti. Come parentesi, diciamo, che non c'entra molto con il tema della discussione, così come parentesi, l'idea di macchina universale si è arrivati, Turing e altri prima di lui che hanno contribuito, non cercando di capire come si potesse fare un calcolatore migliore, ma cercando di rispondere a delle domande molto fondamentali su qual è la natura della matematica, si dice filosofia della matematica. Dice, ma perché per rispondere alle domande sulla natura della matematica si è dovuti... Insomma, perché questa esigenza ha portato a una teoria matematica del calcolo? Molto brevemente, perché tutte le teorie matematiche sono caratterizzate da questa proprietà che sto per dire, dal fatto che, dato un enunciato, può non esserci una ricetta per trovare una sua dimostrazione, ma se è dato sia un enunciato che è una presunta dimostrazione di quell'enunciato, c'è una ricetta, c'è un algoritmo per controllare se quella dimostrazione veramente porta a quell'enunciato oppure no. Quindi trovare la dimostrazione va oltre i limiti del puro computazionale, verificare la correttezza invece no.
Però se io questo lo dico solo a parole non posso costruire sopra granché. Il momento in cui è stato trovato un modo matematico di dire c'è un algoritmo che fa questo, allora si sono scoperte delle verità profonde e anche insospettate sulla natura della matematica, alcune delle quali brevemente le dovremmo riprendere perché qualche pensatore le ha collegate alla natura della mente. Comunque, così per dire, oggi molto spesso da molte parti, a cominciare dagli enti finanziatori della ricerca, si pone un accento sempre crescente sul collegamento tra la ricerca e le sue finalità pratiche, il che non è sbagliato, ma se diventa l'unico criterio può essere riduttivo, perché molte delle grandi scoperte della storia del pensiero sono venute non pensando a un'applicazione pratica, ma cercando di capire qualcosa anche di molto fondamentale. E il concetto di calcolatore universale è uno di questi. Poi è stato applicato. Allora, domanda, torniamo adesso al nostro tema, dopo questo breviario, cosa ci possiamo chiedere? Possiamo chiedere se la mente e il cervello siano capaci, abbiano le stesse capacità in linea di principio, ripeto, non parliamo di velocità nel fare le cose, ma in linea di principio delle macchine computazionali. Avendo una teoria che ci dice la macchina universale di Turing è il prototipo di tutto ciò che si può calcolare, la domanda diventa ben circoscritta. È facile convincersi, una volta che uno ha accettato tutto quello che ho detto, che la mente è una macchina Turing, non nel senso riduttivo che si riduce a una macchina di Turing, ma che può fare tutto quello che può fare una macchina di Turing. Questo in realtà, sapendo la storia, non sorprende, perché Turing nel definire la macchina ha stilizzato quello che secondo lui uno fa quando calcola mentalmente. Quindi, qualunque studente che abbia acquisito le nozioni che io ho molto sintetizzato quarto d'ora precedente è in grado di fare nella sua mente quello che farebbe una macchina di Turing. Poi magari dopo un po' si dimentica cosa aveva scritto sul nastro, ma questa è una limitazione pratica, non di principio. Il cervello è equivalente in potenza almeno a una macchina di Turing oppure no? Si tende a pensare di sì, per due motivi. Uno, perché si pensa che alla fin fine almeno le capacità di calcolo della mente siano radicate nel supporto fisico del cervello. Allora, però uno potrebbe mettere in dubbio questa relazione, ma sapendo come è costituito il cervello, come rete di neuroni, come un neurone è in grado di fare funzioni molto più complesse della congiunzione negata, ma come caso particolare anche la congiunzione negata, diciamo che il cervello ha tutto l'hardware che serve per costruire una macchina universale. Quindi direi quasi nessuno oggi mette in dubbio il fatto che sia il cervello sia la mente abbiano abbastanza capacità per poter comportarsi da macchina computazionale. Il vero problema, diciamo, dove si apre il vaso di Pandora, è nella domanda, diciamo, simmetrica, cioè può una macchina computazionale fare tutto quello che può fare il cervello o la mente, o viceversa, da un lato il cervello, dall'altro la mente, sono qualcosa che va oltre il computazionale. Ora capite che nel primo caso, se la risposta positiva, già in questo caso è ovvio che aver capito bene la computazione ci può aiutare a capire il cervello e la mente, ma anche nel secondo caso, fosse vero viceversa che il cervello o la mente o tutte e due vanno oltre il computazionale, avere una parte ben definita e dover studiare la differenza ci pone comunque in una situazione di vantaggio rispetto a non avere niente sotto mano. Quindi, diciamo, allora tutta l'elaborazione dell'informazione si riduce al computazionale. Cos'è che c'è nella mente, per esempio, che va oltre l'elaborazione dell'informazione?
formazione ed è su quello che dovremmo concentrarci magari per capire qualcosa. Quindi, perché sto dicendo questo? Per ribadire quello che ho detto all'inizio, non è che quando cominciamo a tirare in ballo il calcolo per parlare della mente, dobbiamo necessariamente già prefigurare una soluzione di coincidenza fra queste due nature. Quello che in qualche modo pensiamo invece che ci sia è una forte relazione per cui la comprensione dell'uno può gettare luce sull'altro e viceversa, non necessariamente, però esaurire l'uno nell'altro. Allora, quindi il passo... nel passo successivo vogliamo approfondire questa domanda, cioè se la natura computazionale esaurisca quello che il cervello e la mente possono fare oppure no. Prima di addentrarci in questa domanda dobbiamo fare un altro piccolo breviario, questa volta un breviario di fisica più che di informatica. Perché? Lo vedremo fra un attimo, ma perché non dobbiamo... Il cervello viene riconosciuto più o meno da tutti come un sistema fisico, quindi però lo vedremo fra un attimo, adesso facciamo questo breviario. Cosa sappiamo oggi in fisica? Ovviamente sono volumi e volumi, quindi in 5 minuti cercherò di dire quello che però in un certo senso sono dei punti essenziali per capire gli argomenti successivi. Oggi sono note nel mondo fisico 4 interazioni che sono chiamate elettrica, debole, forte e gravitazionale. Non se ne conoscono altre. Questo non significa che non ci siano, ma non se ne conoscono altre. Queste interazioni come le capiamo? Attraverso delle teorie. L'interazione elettrica è quella debole, che è stata scoperta da Enrico Fermi, la seconda. Sono oggi descritte da una teoria che si chiama quantoelettrodinamica. Tra l'altro un autore, ho appena letto nella mail di Ateneo, che è un autore, è un fisico, Gerhard Toff, che ha fatto lavori importantissimi sulla quantoelettrodinamica, sarà qui a Padova, mi sembra il 19 dicembre, alla scuola Galileiana. Comunque, questa è una teoria. Poi l'interazione forte è descritta da un'altra teoria che si chiama quantocromodinamica. Una teoria un po' più recente e matematicamente più complessa. Queste due teorie si appoggiano su che cosa? Sulla relatività ristretta di Einstein e sulla meccanica quantistica, sulla formulazione di campo, come si chiama, della meccanica quantistica. Vengono chiamate teorie di campo quantistico. Queste, per chi non è un po' lontano da queste cose, possono essere parole che non dicono molto, ma non è importantissimo, chiaramente non si possono spiegare in 2 minuti, però una cosa, un paio di cose interessanti che si possono dire per gli sviluppi successivi sono queste. Queste due teorie descrivono interazioni diverse, ma sono formulate nello stesso linguaggio, che è quello dei campi quantistici, quindi convivono bene, sono separati, diciamo, hanno origini diverse, ma convivono bene. Poi abbiamo la teoria della relatività generale, che è la forma più moderna, ancorché adesso abbia un centinaio d'anni, della teoria della gravitazione originariamente proposta da Newton. La relatività generale è una forma più sofisticata, oggi ritenuta più accurata della gravitazione di Newton. Però, sebbene anche la relatività generale si poggi sulla relatività ristretta, non è una teoria quantistica. Sono stati fatti enormi sforzi negli ultimi 50 anni per formulare una teoria quantistica della gravitazione, ma nessuno di questi sforzi è arrivato fino. C'è oggi una soddisfacente teoria quantistica della gravitazione. Anzi, su certe scale,
si manifesta proprio una contraddizione fra l'approccio quantistico e quello della relatività generale. E questa è una delle spine nel fianco della fisica contemporanea. Tutta una serie di tentativi, forse avete sentito parlare della teoria delle stringhe, la teoria delle stringhe mirerebbe a risolvere questa tensione. Ma è così altre strade che sono state percorse, le teorie di supersimmetria, le teorie della grande unificazione ed altre, ma non ci si è ancora riusciti. Quindi questo è un segnale forte che c'è qualcosa di importante che sfugge alla comprensione attuale del mondo fisico. Questo sfuggire si manifesta quasi come una contraddizione quando vado fino in fondo. Infatti, per esempio, Gerhard Hof, a parte che ha fatto una cosa molto importante per la quarta elettrodinamica, ha proposto un principio che si chiama principio olografico, e questo principio non è derivabile dal sapere attuale proprio perché sta a dire qualcosa nella zona dove la meccanica quantistica e la relatività generale non vanno d'accordo. Allora lui, col suo intuito fisico, ha cercato di capire quale pezzo prendere da una teoria e quale dall'altro per arrivare a questo principio. Questo per dire, appunto, che è una cosa. Ma anche all'interno di quello che si chiama il modello standard della fisica, quanto elettrodinamica più quanto cromodinamica, sebbene non ci siano tensioni nella forma di contraddizione, ci sono, diciamo, dei misteri. Uno è questo: voi tutti sapete che la carica dell'elettrone è uguale alla carica del protone, salvo il segno. La carica dell'elettrone è un parametro della quantoelettrodinamica. La carica del protone viene dai parametri che sono le cariche dei quark nella quantocromodinamica. Per quanto la teoria ci dice, non c'è nessuna relazione fra questi parametri. È un fatto che conosciamo solo sperimentalmente, che questi due parametri siano uguali. Come questi parametri sono noti con parecchie cifre decimali, che siano uguali per caso è difficile da ingoiare. Quindi il fatto che la teoria non spieghi l'uguaglianza dei moduli della carica dell'elettrone e del protone è un'altra indicazione forte che c'è qualcosa di fondamentale che oggi non sappiamo nella fisica. Aggiungiamo a questo, per esempio, il fatto che l'astrofisica ha scoperto che nell'universo la materia visibile e l'energia visibile sono, adesso le percentuali precise non sono importanti, ma dell'ordine del 10%. Il resto è invisibile, sappiamo o pensiamo che esista perché è sorgente di forza gravitazionale, ma sfugge ai campi elettromagnetici, e quindi potrebbe essere con tutta probabilità materia di un tipo che non conosciamo. Dico un'altra cosa, che io ho capito, che non sono un fisico, sono laureato in ingegneria elettronica e anche i miei titoli successivi di studio sono in questo campo, però mi dilettavo di legge di fisica. Per tanto tempo c'era una cosa che mi sfuggiva, e quando ho capito è strano che non venga messa proprio in primissimo piano nei libri che parlano di, che cercano di dare una versione divulgativa della fisica, ed è la seguente. Proprio nell'elettromagnetismo classico ci sono le equazioni di Maxwell che vi dicono, se avete certe cariche, Maxwell ti dice come si muovono e come si spingono l'una con l'altra. Però poi quali cariche esistono e quali non esistono nel mondo è un fatto accidentale per l'elettromagnetismo. Può essere qualunque valore di carica o solo 5-6, ma la teoria di Maxwell non si pronuncia su questo. Invece le teorie di campo quantistico non solo definiscono l'interazione, ma nella loro forma matematica definiscono anche, una volta per tutte, quali particelle possono esistere e quali no. È forse una delle più profonde unificazioni che ha raggiunto la fisica. Cioè, la teoria dell'interazione ci dice anche che particelle possono esistere e quelle no. Tutte le teorie della fisica, anche quelle che si considerano oggi solo approssimate, sono scrivibili in una forma che si chiama lagrangiana, e c'è un gruppo
nel senso matematico del termine, che ci dice come deve essere fatta la lagrangiana di quell'interazione, e quel gruppo non solo dice come è fatta l'interazione, ma ci dice, contiene in nuce tutte le particelle che possono esistere. Quelle elementari, poi quelle composte, diciamo, si ottengono per interazione. Questo significa che se c'è nell'universo il 90% di massa chiamata oscura, la cui natura non è nota e non sembra anzi poter provenire dai campi che conosciamo, può essere il risultato di un'interazione che non conosciamo. Tutto questo è speculativo, però il riassunto finale qual è? Che non siamo oggi nella posizione di dire che conosciamo una versione provvisoriamente definitiva della fisica. Okay. E questo, quando andiamo a chiederci se un qualcosa è fisicamente possibile o meno, fa una differenza, cioè non è detto che possiamo rispondere. E questo è un punto. Un altro punto, che si ricollega al breviario precedente, però, è il seguente, che per la parte di fisica che crediamo di conoscere, quindi le tre teorie cardine che ho enunciato, QED, QCD e relatività generale, sono tutte teorie computabili. Vale a dire, l'evoluzione di un sistema soggettato alle leggi di queste teorie si può calcolare con una macchina di Turing. Questo è un dato di fatto, ovviamente bisognerebbe stare a vedere quali sono le equazioni e dimostrare la loro calcolabilità, ma prendetelo così come affermazione per il momento. Bene, quindi c'è questo punto. Allora, quali sono le conseguenze, alcune conseguenze di questo fatto? Una prima conseguenza, quindi adesso torniamo al discorso se il cervello, domandiamoci per il momento del cervello, se il cervello può andare in qualche modo oltre la macchina computazionale oppure no. Beh, se il cervello funziona essenzialmente in base alle leggi fisiche note, e dal momento non conosciamo meccanismi del cervello che non si spiegano in base alla fisica nota, però non conosciamo tutto il cervello, quindi non confondiamo, però non conosciamo. Allora, siccome quelle leggi sono computabili, in linea di principio il cervello lo posso simulare con una macchina di Turing, quindi quello che fa il cervello lo posso fare con una macchina di Turing. Ripeto, se potessimo essere sicuri, per adesso non abbiamo evidenza contraria, però non conosciamo il sistema nel suo complesso, nella sua interezza, ma se potessimo essere sicuri che tutta la vita cerebrale è di tipo essenzialmente elettromagnetico, tutti gli studi di oggi sono basati su questo approccio, allora non si sfugge, in linea di principio, siccome le equazioni dell'elettromagnetismo, non solo quelle di Maxwell, ma quelle più moderne, la quanta elettrodinamica, sono computabili, il cervello non può fare cose che una macchina di Turing non può fare. Prego, senz'altro. Allora, innanzitutto esistono anche macchine di Turing probabilistiche, quindi uno potrebbe ricorrere a quelle, ma c'è un qualcosa di più che, anzi esistono anche, è stato sviluppato il modello di macchine di Turing quantistiche, però una macchina di Turing deterministica può simulare una macchina di Turing, può simulare un sistema quantistico. Cioè non è di per sé un sistema quantistico, ma attraverso le equazioni che descrive può simulare, inclusa ovviamente la randomness. Posso simulare, nel senso che posso creare comportamenti che sono equivalenti, che diciamo sottostanno alle leggi quantistiche.
Questo ovviamente non è banale da dimostrare, però in particolare gli studi sul calcolo quantistico hanno dimostrato questo, perché si è pensato per un certo periodo che forse le macchine quantistiche potessero calcolare cose non calcolabili da una macchina deterministica, e poi si è visto che matematicamente è impossibile. Allora, da un punto di vista, questo è un punto di vista di principio, da un punto di vista pratico è interessante dire, vabbè, se vogliamo capire il cervello, dire semplicemente che è equivalente a una qualche forma di calcolatore è molto poco. Possiamo veramente capire più. Allora qui faccio non proprio una digressione, ma mi allontano un attimo dalla questione di principio e dico in pratica, al di là della possibilità teorica, oggi come siamo messi rispetto alla possibilità di simulare il cervello? Allora ci sono due, diciamo, ostacoli nell'andare dal principio alla pratica. Perché dire che le leggi sono calcolabili va bene, però devo poi sapere fare il calcolo per quel sistema particolare, quindi devo conoscere il sistema particolare. Voglio simulare il cervello, devo conoscere il cervello. E oggi nessuno sa come è fatto veramente il cervello, certamente il cervello umano. Il massimo che si è mappato completamente sono dei cervelli, di sistemi nervosi, scusate, non cervelli, di animali che hanno 300-400 neuroni. Non 100 miliardi come il cervello umano. Quindi c'è proprio una questione di modello. Si stanno facendo, sono fatti grossi progressi sulla modellazione del cervello, ma non abbiamo modelli, siamo lontani dall'avere modelli sufficientemente accurati per impostare la simulazione. Quindi questa chiamiamola la difficoltà modellista. Poi c'è una difficoltà computazionale, perché il cervello è un sistema con molte parti, diciamo circa 10 alla 11 neuroni e 10 alla 14 con ordine di grandezza sinapsi, sono i collegamenti fra neuroni. Se allora le frequenze del cervello sono dell'ordine del kilohertz, cioè sono circa 1020 per neurone al secondo, sinapsi, un altro fattore 10 alla 3, quindi in un secondo, se potessimo schematizzare il funzionamento del cervello come un sistema di commutazione di sinapsi, in un secondo avremmo 10 alla 17 e 20. Cosa succede oggi nel mondo delle macchine calcolatrici? In effetti le macchine calcolatrici di oggi, le più grandi del mondo, si avvicinano a fare 10 alla 17 operazioni al secondo. Quest'anno il Dipartimento dell'Energia negli Stati Uniti ha fatto una gara, diciamo, per dotare 3 dei suoi laboratori nazionali di altrettanti supercomputer che dovrebbero entrare in funzione nel 2017, e ciascuna di queste macchine ha una potenza di leggermente superiore a 10 alla 17 operazioni al secondo. Come ordine di grandezza del costo, parliamo, la base di gara per le 3 macchine messe assieme era di mezzo miliardo. Quindi sono macchine costose ma fattibili, sia ingegneristicamente che economicamente. Allora, come confrontiamo le due cose? Il numero di operazioni di un supercalcolatore è di frontiera e il numero di commutazioni delle sinapsi del cervello sono confrontabili. Però quante operazioni devo fare per capire come si comporterà una sinapsi? Questo con esattezza non lo sappiamo, probabilmente non una. Però se pensiamo, vogliamo fare un... Se bastasse un'operazione per sinapsi potremmo simulare in tempo reale. Se ci vogliono 100 operazioni per sinapsi possiamo rallentare la simulazione di un fattore 100, quindi un secondo di cervello lo simuliamo su 100 secondi di computer e ancora potremmo andare bene. Magari potremmo andare a simulare, ovviamente ragionevole, solo delle parti del cervello e così via. Quindi la potenza di calcolo inizia a non essere più
un ostacolo che appare così insormontabile, come poteva apparire a von Neumann, che si era posto, anche ha scritto un bel saggio alla fine degli anni 40 intitolato Il cervello e il calcolatore. Però ai tempi di von Neumann, è stato un grandissimo matematico ma anche un pioniere del calcolo, dell'informatica, a quei tempi le macchine calcolatrici facevano 10 alla 3, 10 alla 4 operazioni al secondo, adesso siamo a 10 alla 17 per le più grandi che ci sono sulla Terra, quindi sono, 10 alla, sono da 13 a 14 ordini di grandezza in più, cioè le macchine sono diventate 100 volte più potenti circa ogni decade, ci siamo avvicinati. Quindi oggi come oggi il più grosso problema è quello di avere il modello più che la potenza di calcolo per fare la simulazione. Ovviamente poi quando si inizia a fare la simulazione si potrebbe scoprire che la schematizzazione, certi livelli di schematizzazione del neurone, delle sinapsi, non sono sufficienti, allora bisogna mettere in gioco ancora più potenza di calcolo, però per quello che si pensa adesso, tanto è vero che sia negli Stati Uniti un progetto che si chiama il Connectome, in italiano Connectome, e in Europa, nella Comunità Europea, finanziato lo Human Brain Project, sono due grossi progetti che mirano proprio a realizzare, non dall'oggi al domani, la simulazione del cervello umano, ma di realizzare dei passi in questa direzione. Quindi, al di là del discorso di principio, oggi ci sono questi ed altri progetti che cercano effettivamente di capire attraverso la simulazione quello che potrebbe fare, se non tutto il cervello, delle componenti del cervello o del sistema nervoso. Torniamo però al livello, diciamo, un po' più filosofico, al livello di prima, in un certo senso, e diciamo, vabbè, il cervello, sul cervello forse il cervello potrebbe essere tutto sommato ridotto al computazionale. Oggi non, diciamo, più che altro non abbiamo forte evidenza che non sia, che i meccanismi del cervello non siano calcolabili. Non avere evidenza non significa, diciamo, che non ci sia qualcuno di questi meccanismi, però quantomeno possiamo dare per scontato questo fatto, che non ne conosciamo. Quindi la simulazione ci può aiutare nel campo che conosciamo. Quando passiamo alla mente, che cosa possiamo dire? Beh, la mente è un qualcosa che, diciamo, che su cui ne sappiamo molto meno che sul cervello. In particolare c'è la proprietà della mente che tutti noi conosciamo perché siamo esseri dotati di mente, la coscienza intesa come autoconsapevolezza, che è una proprietà che non sappiamo in nessun modo, neanche da lontano, come correlare con quello che sappiamo in altri campi. Questo non ha mai fermato nessuno nel fare e proporre teorie, eccetera, però vediamo. Allora, che teorie sono state, che approcci sono stati proposti per cercare di capire e spiegare la mente e come parte del fenomeno mentale anche la coscienza? Allora, ce ne sono tante, ho provato anche per organizzare, prima di tutto per me stesso, per poter dare un riassunto almeno utile come roadmap, quindi esporrò 4-5 visioni, premettendo che poi ci sono molte combinazioni di queste visioni, e le esporrò dalle più, chiamiamole, meccanicistiche verso le più, verso le meno meccanicistiche, poi si capirà meglio cosa intendo dire. Allora, c'è un approccio che è stato proposto inizialmente da vari scienziati, in particolare informatici. Due nomi sono Hilary
Putnam e Jerry Fodor, sebbene Hillary Putnam abbia successivamente cambiato idea rispetto a... E dicono questo: la mente è un fenomeno, diciamo una specie di epifenomeno della natura computazionale del cervello. Cioè, quando un sistema esegue un programma, chiamiamolo così, sufficientemente complesso, questo inizia a manifestare proprietà che noi associamo al mentale. Questa è la loro tesi. Ancora più forte questa tesi, nel senso che appunto la mente è il programma, non l'hardware che fa girare questo programma. Per cui, idea di principio, se noi conoscessimo il programma e lo trasferissimo su un calcolatore di quelli che si vendono, oppure su una qualunque altro sistema fisico, quel sistema, se è capace di fare girare quel programma, sarebbe automaticamente un sistema cosciente e dotato di vita mentale. E questa posizione, visto che oggi va molto di moda il cloud computing e la virtualizzazione, io la chiamerei la posizione della mente è una macchina virtuale. Non importa l'hardware su cui gira, ma che cosa fa il software. Come potete immaginare, c'è stato un grande dibattito su questa tesi e questo dibattito continua. Posso dire la mia, così giusto come spunto di riflessione, ma non perché io ne sappia necessariamente più di altri. Io la trovo poco plausibile questa tesi, perché prendiamo una macchina di Turing universale e il buon Claude Shannon, che è il padre della teoria dell'informazione, ha dimostrato che esistono macchine di Turing universali con soli due stati, cioè dove la testina può essere solo in due configurazioni, di una semplicità enorme, dove tutta la ricchezza dell'informazione sta nel nastro, le celle devono contenere, adesso non mi ricordo qual è la più piccola macchina universale, parecchi simboli, ma comunque un insieme finito. Allora io ho questo nastro, che è potenzialmente infinito, ma ogni cella contiene un simbolo dell'alfabeto finito, e questa macchinetta binaria, questa pulce binaria, che si muove. Sappiamo per certo, matematicamente, che questa roba può simulare tutto. Quindi, in particolare, potrebbe simulare il programma del cervello. Mi viene difficile pensare che questa pulce che si muove solo perché sta simulando una roba così complessa automaticamente ha una vita mentale. Perché dove sarebbe questa vita mentale? Nelle singole cellette, in questo bit che corre da 0 a 1? Cioè, mi viene difficile. Non è un ragionamento matematico, proprio intuitivamente. Io non ho pregiudizi contro l'informatica, come potrete immaginare. Però, nonostante questo, non riesco a immaginare che una macchina di Turing acquisti coscienza solo perché le ho scritto sul nastro un programma del cervello. Detto in un altro modo, questa non è una metafora mia, ma visto che qualcuno gentilmente mi ha offerto un poco d'acqua, diciamo, io adesso ho sete, quindi se mi permettete bevo un bicchiere d'acqua, ma se qualcuno di voi mi porta qui un processore che sta eseguendo la simulazione delle equazioni di Navier-Stokes per l'acqua, dell'acqua in un bicchiere, dicendo guarda che in fondo l'acqua è una simulazione di equazioni, quindi beviti la simulazione invece del bicchiere d'acqua, io direi grazie, forse no, potrei dire a chi la vuoi dare da bere. In altre parole, la simulazione resta, mi sembra, comunque una cosa diversa dall'oggetto simulato, anche se è sufficientemente isomorfa da rispondere attraverso la simulazione a tutte le domande che potevo avere sull'oggetto simulato. Quindi intuitivamente a me l'idea che la mente sia una macchina virtuale sembra un po' strana. Poi comunque, prima di accettare questa teoria, prima che accettarla, dovrei dire, prima che essa diventi utile,
si dovrebbe dire esattamente che cosa, qual è questo livello di complessità o tipo di complessità per cui dal programma nasce la coscienza. Questo nessuno lo ha quantificato. Allora dire che in linea di principio, se c'è sufficiente complessità, nasce la coscienza, è un'affermazione abbastanza inutile dal punto di vista scientifico. Perlomeno, non dico totalmente inutile, però cioè, è proprio una direzione molto vaga, ma per poter sperare di costruirci qualcosa devo almeno fare un'ipotesi un po' più precisa su questa emergenza. Quindi, però, diciamo, non è una tesi estrema, ma non la possiamo mettere da parte in maniera definitiva. Vi ho detto, esprimo un mio parere personale. Vari pensatori critici di questa posizione ne hanno proposto delle altre. Uno di questi è il filosofo americano dell'Università di Berkeley, John Searle, che è uno dei filosofi più significativi, dei filosofi della mente più significativi del nostro tempo. Lui ha sviluppato un argomento contro la mente con una macchina virtuale, dicendo: guarda, domani potremmo anche imparare a avere algoritmi che traducono perfettamente da un linguaggio all'altro, infatti un po' alla volta ci stiamo avvicinando. Supponiamo che una persona non parli né italiano né inglese, ma conosca questo algoritmo per tradurre dall'italiano all'inglese. Diamo la Divina Commedia e tu ce la traduci anche in uno splendido inglese, magari poetico, perché l'algoritmo era riuscito a catturare la poesia. Però la persona non parla né italiano né inglese. Possiamo dire alla fine che ha capito la Divina Commedia, che ha gustato, che ne ha visto l'aspetto artistico? Intuitivamente no. Adesso sto molto semplificando. Lo studente dice: c'è qualcosa di diverso fra l'elaborazione dell'informazione e l'essere coscienti dell'informazione che stiamo toccando. E quindi dice no. Non è solo l'elaborazione che fa la mente, che fa la coscienza, ma c'è qualcosa in più che lui non identifica, dice: io credo che resti nel mondo della fisica, ma è la natura specifica del cervello, la natura biofisica del cervello, che fa da base alla coscienza, non semplicemente il tipo di elaborazione che il cervello segue. Questa posizione viene spesso chiamata naturalismo biologico. Poi, forse non essendo di per sé uno scienziato ma più un filosofo, Searle non si è avventurato nel fare ipotesi troppo specifiche su quali sono gli ingredienti della natura fisica del sistema necessari per la mente, però questa è la sua posizione. Non credo nella mente come macchina virtuale, credo nella mente come macchina biofisica, e dobbiamo ancora capire il meccanismo. Una terza posizione che volevo brevemente presentare è stata formulata una ventina di anni fa da Roger Penrose, che è un famoso e bravo matematico e fisico matematico inglese, il quale ha dato dei contributi tecnici molto importanti, però ha scritto all'inizio degli anni 90 un libro che si intitola The Emperor's New Mind, in italiano La nuova mente dell'imperatore, dove sviluppa i rudimenti di una teoria della mente e della coscienza, però diciamo seguendo un filo logico che è interessante. Allora, lui, quali sono le sue premesse? Lui riprende dei risultati di logica matematica, un teorema di cui sicuramente avete almeno vagamente sentito parlare, che si chiama teorema di incompletezza di Gödel, risultato del 1931, è considerato il risultato più profondo della logica matematica di tutti i tempi, e dice sostanzialmente che qualsiasi programma per macchina, per esempio qualsiasi macchina di tutti, qualsiasi quindi algoritmo che una volta che lo accendo inizia
a fare delle affermazioni sui numeri naturali, affermazioni di, che rientrano nell'ambito che conosciamo come aritmetica, se è vincolato a non dire stupidaggini, cioè a fare solo affermazioni vere, okay, questo è un vincolo importante, se è vincolato a fare affermazioni vere, non può fare tutte le affermazioni vere, anche se gira all'infinito. Cioè qualunque sequenza costruibile di affermazioni vere sui numeri è necessariamente incompleta, vale a dire non contiene tutte le affermazioni vere. Una macchina di Turing non può produrre tutte le affermazioni vere sull'aritmetica. Piccola parentesi, Gödel lavorava 6-7 anni prima di Turing, quindi non conosceva ancora le macchine di Turing, e in quel momento non le conosceva neanche Turing. Uno può chiedersi come mai, adesso diciamo il suo risultato in termini di macchine, lui aveva un formalismo diverso che poi si è scoperto, un formalismo più astratto che si chiama formalismo delle funzioni ricorsive, che poi si è scoperto essere equivalente a quelle delle macchine di Turing. Quindi col linguaggio di oggi possiamo dire, possiamo enunciare il suo teorema nella forma che ho detto. Allora, Penrose parte da questo risultato e dice: come facciamo noi a capire, addirittura arrivare a dimostrare con un ragionamento, che qualunque sistema formale che cerchi di catturare l'aritmetica non riesce a catturarla? Evidentemente perché la nostra intuizione va oltre il formale. Adesso il suo argomento è molto lungo, poi ha scritto un altro libro per rispondere alle critiche di 300 pagine, quindi non posso rappresentarlo bene qui, ma l'idea di fondo è questa: noi, se fossimo macchine computazionali, non riusciremmo a capire i limiti di queste macchine. Vi dico subito che molti specialisti, diciamo per quello che vale anch'io, non ritengono convincente questo argomento, però è un argomento degno di nota. Adesso lasciamo perdere se ci crediamo o meno, ma diamo per buono a Penrose il fatto. A questo punto lui costruisce molto su questo fatto. Dice: beh, allora la mente umana è capace di cose che non possono essere ridotte strettamente all'attività computazionale. Numero due, lui dice, questo è un dogma, diciamo, da parte sua, comunque io credo, come peraltro diceva Searle, che la mente sia manifestazione di un sistema fisico. Non vado fuori dalla fisica a cercare spiegazioni. Aggiungiamo un terzo elemento che abbiamo richiamato poco tempo fa, ma lo ripeto, che le leggi della fisica che conosciamo oggi sono tutte computabili. Allora, se la mente non è un sistema fisico, cioè è un sistema fisico, ma non è computabile, questa non computabilità deve emergere da leggi che ancora non conosciamo. Questa è l'impostazione che dà Penrose. Dopodiché lui non si ferma qui, dice: allora vediamo di capire dove dobbiamo andare a caccia di questa base fisica della vita mentale, della coscienza. Come vi dicevo prima, il vulnus maggiore della fisica moderna è di non riuscire a mettere d'accordo la teoria quantistica delle interazioni con la relatività generale. E queste due teorie fanno a pugni non ovunque, ma su opportune scale, che si chiamano le scale di Planck. Dico le scale perché possono riferire ai tempi, alle lunghezze e alle masse. Ora, sulla scala dei tempi e delle lunghezze, cioè nella dimensione del tempo e della lunghezza, la scala di Planck è molto lontana da quello che noi riusciamo a osservare, perché l'unità di Planck di lunghezza, ed è a quel livello che c'è il bisticcio fra le due teorie, è 10 alla meno 30 circa, diciamo, un ordine di grandezza, 10 alla meno 35 metri, cioè 20 ordini di grandezza lineare più piccola del protone. Quindi totalmente fuori da quello che riusciamo a vedere, non dico con microscopi, cioè, ma neanche con gli acceleratori e così via.
il tempo, l'unità di tempo di Planck è 10 alla meno 43 secondi, neanche questi tempi totalmente fuori dalla massa scala, invece l'unità di massa di Planck è dell'ordine del microgrammo. Un microgrammo è una cosa, diciamo, che non esula dal mondo che noi riusciamo a testare fisicamente, e che potrebbe avere, quindi è una scala che potrebbe avere ripercussioni nella vita del cervello. Allora è su quello che Perrot si inizia a costruire. Dice, su questa scala di masse del microgramma ci sono queste interazioni ancora inspiegate fra effetti quantistici e effetti relativistici, e dobbiamo cercare la coscienza in quel tipo di base fisica, perché è l'unica cosa che non sappiamo e dove può risiedere la non computabilità che io, Penrose, ritengo di aver dimostrato esistere nella mente. Quindi personalmente ritengo un po' audace questo percorso, ma nella sua audacia molto interessante, magari non questo ma un altro percorso, per qualcosa di cui possiamo imparare, cioè aprire la mente, se posso usare questa espressione, non sapendo cosa andiamo ad aprire, aprire la mente almeno a questa possibilità, che forse, anche se la mente ha una sua radice nella natura fisica del mondo, potrebbe essere il fatto che questo aspetto della natura non lo conosciamo, e quindi gli sforzi di ridurre la mente a quello che conosciamo, se questo fosse vero, sono destinati a un certo tipo di fallimento. Un'ulteriore posizione, un po' più radicale di quella di Penrose, forse simile per certi aspetti, ma più radicale, è stata presentata in anni recenti da Federico Faggin. Chi è Federico Faggin? Chi conosce il nome Federico Faggin alzi la mano. Non vedo qualcuno che conosco o conoscerlo, ma non alza la mano. Comunque, Federico Faggin è un vicentino che si è laureato a Padova, un personaggio, diciamo, vicino almeno in questo senso. Poi è andato negli Stati Uniti e all'inizio degli anni 70, lavorando per l'Intel, ha introdotto il primo microprocessore, quindi è considerato un po' universalmente il padre del microprocessore. Adesso credo che abbia qualcosa tipo 73 anni, ma è una persona molto sveglia, molto attiva, ha dato vita a tante aziende innovative negli Stati Uniti, ma da una decina d'anni si interessa in particolare del problema della coscienza, e ha anche creato una fondazione da lui stesso finanziata, con il nome suo, di sua moglie, per stimolare, finanziare studi di un certo tipo sulla coscienza. Faggin dice, abbiamo, dal suo punto di vista, la coscienza è una proprietà olistica, non abbiamo nessuna evidenza che essa possa emergere dalle interazioni fra gli atomi o da una fisica che non conosciamo. Lui la considera una proprietà, per uso le sue parole, primarie, una proprietà primaria della realtà. Non per questo extrafisica, anzi, il fatto stesso, cioè non extrafisica. È difficile trovare le parole perché è una posizione. Cioè, chiaramente Faggin riconosce, ammette e vuole spiegare anche come la parte cosciente della vita possa interagire. Noi sappiamo tutti che c'è un'interazione forte tra la nostra esperienza sensoriale e gli stati di coscienza. Quello che Faggin certo non nega questo fatto, ma la sua posizione, la sua congettura, diciamo, il piano di ricerca che vuole esplorare, non tanto in prima persona, ma convincendo altri e aiutandoli a
esplorare, è quello appunto che la coscienza sia una proprietà irriducibile, suscettibile probabilmente di una descrizione matematica, di una descrizione matematica anche che la colleghi alle altre proprietà del mondo fisico, ma la colleghi senza ridurla. Cioè, una cosa è dire, non so, noi possiamo dire termodinamica, la temperatura è l'energia cinetica media delle particelle, quindi non è che neghiamo la temperatura, ma diciamo è un effetto macroscopico di un qualcosa, non è una cosa in più, è una media di proprietà meccaniche del sistema. Lui dice, no, la mente non è così, non è una proprietà che emerge da medie o da modi comunque globali di guardare il sistema, la coscienza è la manifestazione di un aspetto indipendente ed autonomo della realtà. Comunque, convinto lui, che si possa studiare matematicamente, o quantomeno che valga la pena, provare a creare questo ponte. Non ho qui il tempo di approfondire, però se qualcuno di voi fosse interessato, c'è il sito della Fajin Foundation, sembra che si chiami .org, comunque lo trovate con il motore di ricerca, e lì ci sono una serie di articoli scritti in un linguaggio piuttosto comprensivo, ovviamente comprensibile, ovviamente uno deve aver pensato a quei problemi per poter seguire quegli articoli, ma potete vedere la sua posizione articolata. Quindi è una posizione, diciamo, in questa scala di posizione, ho detto, la mente è un'emergenza puramente computazionale. Poi la posizione successiva di cui abbiamo parlato, la mente emerge dal fisico, ma dal fisico noto, anche se non sappiamo esattamente oggi come. Searle, Penrose, la mente emerge dal fisico, ma non dalla parte computazionale, quindi non dalla parte nota, visto che la parte nota è computazionale. Fajin, che dice, no, la mente e la coscienza in particolare sono manifestazioni di proprietà del mondo, diciamo, irriducibili a quelle precedenti. Per andare avanti, ma molto brevemente, perché andando avanti in questa scala ma andrò indietro nel tempo, i filosofi si sono sempre posti il problema di cosa sia la, mente. Le teorie più antiche risalgono, abbiamo traccia, i Veda, i libri della tradizione indiana, sono abbastanza sofisticati da questo punto di vista. Però una posizione che ha fatto scuola negli ultimi secoli è stata la posizione di Cartesio, che la mente e la materia sono due sostanze, per usare la terminologia di allora, separate. C'è la res extensa, che è la materia, la res cogita. Questa posizione viene chiamata dualismo. Le posizioni precedenti, inclusa anche quella di Fajin, sono posizioni che tutto sommato potrebbero rientrare nel monismo, cioè tutti i vari aspetti della realtà sono manifestazioni di un'unica sostanza. Invece Cartesio e molti filosofi dopo di lui hanno esplorato questa visione dualistica, che forse anche più da vicino, uno dei motivi per cui ha ricevuto molta attenzione, che più da vicino si sembra integrarsi con delle visioni dello spiritualismo delle religioni, no? Dove a un certo punto anche c'è un distacco, si prevede un distacco tra la parte materiale e la parte spirituale, che forse meglio si può concepire se le due realtà sono sostanziali. E tecnicamente però il dualismo crea un forte problema all'inizio, perché soprattutto in una forma o nell'altra, nel senso che le sostanze, se sono distinte, non dovrebbero interagire, ma noi sappiamo che interagiscono, quindi o si cambia la definizione di sostanza, ci sono delle difficoltà anche nel dualismo, ma non mi addentro, però va ricordata come che oggi forse è meno sostenuta sul piano tecnico per queste difficoltà, cioè è più facile pensare a un sistema integrato,
Per ultimo vorrei veramente citare un'altra posizione filosofica. Per parlare della quale ritorno alla prima, cioè quella che la mente è un fenomeno emergente. Noi siamo stati abituati dallo sviluppo della scienza, dei grandi successi della scienza degli ultimi 4 secoli, a questa visione, diciamo, una visione scientifica dove pensiamo che esista l'oggettivo e il soggettivo, e la scienza si occupa dell'oggettivo. La coscienza, rientrando nel soggettivo, alcuni addirittura dicono potrebbe non rientrare mai nel dominio della scienza. Ma questa posizione può avere, così come tutte queste posizioni, un qualche elemento da cui imparare, però è una posizione estrema, forse eccessivamente estrema, perché si dimentica di una cosa. Ognuno di noi, che quando impara la scienza, ma prima della scienza, quello che sappiamo nel senso comune, da che cosa, come lo impara, attraverso quale canale? Lo impara nella propria vita interiore, cui ha coscienza e consapevolezza. A partire dall'informazione, diciamo, che però vive interiormente, fa dei costrutti, in parte facilitati dal fatto che questa esperienza, che viene quella che viene come lettura di un libro, aiuta a fare anche i costrutti, però comunque l'individuo preso a sé fa questi costrutti e si costruisce al suo interno la nozione di ciò che è oggettivo e ciò che è soggettivo, ma l'oggettivo passa prima di tutto attraverso il soggettivo. Quindi, a un certo punto, arrivare all'estremo di dire che il soggettivo emerge dall'oggettivo, quando l'oggettivo, noi, nella esperienza diretta che abbiamo nella vita interiore, l'abbiamo costruito a partire dalla vita soggettiva, è un capovolgimento di termini che Kant chiamerebbe una rivoluzione governicana, ma diciamo che prima di accettarlo bisogna un po' riflettere. Infatti Kant pose in qualche modo la rivoluzione opposta, che dopo di lui filosofi, alcuni filosofi tedeschi, in particolare Fichte, Schelling ed Hegel, nella forma di idealismo, la filosofia nota come idealismo, proposero l'idea che l'unica sostanza che esiste adesso, per usare la terminologia di oggi, la loro terminologia è un po' diversa, ma l'unica sostanza che esiste è la mente. Tutto il resto è un costrutto della mente. Quindi, diciamo, questa è una forma non più di dualismo, ma di monismo, ma dove l'accento viene spostato, diciamo, sull'aspetto spirituale della vita. Parlo di uno spirito, come nella filosofia di Hegel, lo spirito ha tanti significati, però la materia è un prodotto dello spirito e non. Questo, perché la cito questa posizione? Perché appunto nello spettro delle posizioni filosofiche, magari con qualche argomento scientifico di supporto, ma mai diciamo di prova, di supporto, se abbiamo da una parte la posizione che la mente è un'emergenza, una proprietà emergente della materia, dall'altra è la materia che viene inventata dalla mente e che di per sé non ha esistenza. Quindi abbiamo tutto questo spettro. Nel concludere, ripeto, non credo che oggi nessuna di queste posizioni abbia al suo favore un'evidenza particolarmente schiacciante. Tutte queste posizioni credo che abbiano al loro interno, magari poi rendano estreme, e in questo possono sbagliare, ma abbiano al loro, cercano di esprimere qualcosa che c'è. Come da queste posizioni frammentarie arrivare a una complessiva, non possiamo pensare di esserci vicini, però credo che ogni generazione abbia il diritto, quantomeno, non so se il dovere, ma direi almeno il diritto,
di riporsi queste questioni fondamentali, non ha senso ripartire da zero, quindi diciamo, questo cioè, un panorama che ci, viene, che ci è stato presentato dalla storia di chi ci ha preceduto e sul quale possiamo costruire. Magari per tanto tempo non succede niente e poi a un certo punto c'è una, diciamo, un gradino che riusciamo a salire. Anche su questo possiamo proprio prendere il caso della computazione come esempio. Le civiltà umane fanno calcolo almeno da 4.000 anni, hanno cominciato a parlare matematicamente del calcolo e a farci sul teorema almeno da 2.000, anche di più. Ci sono algoritmi interessanti, cioè dimostrazioni delle proprietà di questi algoritmi negli elementi di Euclide che risalgono circa 3 secoli prima di Cristo, che sono uno dei monumenti del pensiero umano di Euclide. Eppure una caratterizzazione precisa, matematica, di che cosa è computabile, di che cosa si deve intendere per algoritmo, per computabilità, per macchina, l'abbiamo sviluppata solo nel XX secolo. Anche l'informazione, l'informazione come concetto c'era, ma l'informazione, una teoria matematica dell'informazione che può non essere completa perché si limita a misurare la quantità di informazione ma non entra nel merito di quanto questa informazione sia interessante o utile, però è comunque una teoria con grandi conseguenze, che questa è una teoria che è stata formulata su basi estremamente solide nel XX secolo. Per tanti secoli precedenti l'informazione era un concetto intuitivo che nessuno avrebbe saputo, cioè che nessuno non avrebbe, ma nessuno ha saputo in quel periodo mettere su basi più rigorose. Quindi quando verrà il momento di definire di in maniera rigorosa concetti come la coscienza? Nelle prossime decadi o dovremo aspettare qualche altro millennio o forse mai, perché il successo che abbiamo avuto in certi casi non è garanzia del successo sempre e comunque. Non lo sappiamo, però diciamo c'è anche questo aspetto da tenere presente. In passato si sono risolti quesiti che per tanto tempo sembravano inattaccabili. Quindi, se siamo interessati a questi quesiti non dobbiamo perdere le speranze. Poi diciamo la scienza procede molto più per piccoli passi che per grandi passi. I grandi passi avvengono ogni tanto, una specie di terremoto che dopo che tante piccole zone si erano spostate appunto si riassesta il tutto. Si continua ad andare avanti per piccoli passi, ma date le tante implicazioni che hanno il concetto di mente e di coscienza, non solo per la scienza ma per la vita in generale, è difficile starsene tranquilli e non porsi la domanda, anche se i tempi potrebbero non essere maturi per dare una risposta certificata. Questo mi fermerei e se ci sono domande, suggerimenti, prego. Buonasera, io sono uno studente di legge, quindi non ho nozioni tecniche riguardo all'argomento trattato. E infatti la mia domanda sarà fondamentalmente tecnica. Ma volevo sapere, cioè noi del nostro cervello conosciamo abbastanza poco, quindi volevo sapere quali sono secondo lei le prospettive in termini di progresso che ci possono permettere di arrivare a conoscere di più, cioè potremmo mai conoscere, non dico
tutto il nostro potenziale, ma comunque la gran parte di esso? Ribadendo la premessa fatta all'inizio, che io non sono un esperto di cervello e di neuroscienze, quindi con questo dovuto caveat, la quantità di cose, di scoperte che sono state fatte sul cervello negli ultimi 40 anni, anche prima, ma sono impressionanti. C'è un libro che si intitola Introduction to Neurosciences, è scritto a molte mani, ma curato da 3 curatori, uno è il premio Nobel per la medicina Eric Kandel, è uno dei libri più fatti bene che mi è capitato fra le mani, nel senso che veramente sono circa 1300 pagine, ma scritte da molti autori, ma se uno non sapesse che sono scritte da molti autori penserebbe che sono scritti da un unico autore per lo sforzo di integrazione che è stato fatto. E lì, dando anche soltanto un'occhiata all'indice, leggendo un po', si può vedere che oggi sappiamo sul cervello, a livello di meccanismi, di come funziona il singolo neurone, i meccanismi elettrochimici, conoscenze sulle tipologie di neuroni, conoscenze parziali su come è fatta la rete di neuroni nel cervello, conoscenze sulla localizzazione di determinati, cioè il fatto che l'attività elettrica che corrisponde a certe cose è localizzata e tante cose. Quindi c'è un continuo progresso, è difficile fare una previsione, cioè mentre sui problemi fondamentali dare una definizione matematica della mente, dico per dire, non ne sappiamo molto più di Aristotele, sui dettagli sul cervello ogni anno ne vengono fuori di nuovi. Anche le scienze psicologiche hanno fatto enormi progressi. Quindi non riesco a trovare un punto d'appiglio per dire quanto sapremo e quanto non sapremo, ma sicuramente stiamo apprendendo molto e apprenderemo molto di più. Si comincia a capire perché, per esempio, in certi casi la nostra intuizione ci guida abbastanza bene, in altri casi, per esempio, la teoria della probabilità, anche delle situazioni molto elementari di probabilità, in situazioni, come dire, elementari che sono descritte della probabilità, l'intuizione ci porta fuori mano. Si stanno capendo varie cose, però ci sono tante cose fondamentali ancora non note. Per esempio, quanto della struttura neurale è determinata dal DNA e quanto è determinata invece dalla casualità di come le sinapsi si vengono a sviluppare fra i neuroni durante la vita della persona. Questo non si sa. Ma quindi siamo ancora in una situazione molto non si sa, però si fa progresso quasi quotidianamente. Quindi dove ci si fermerà è un po' difficile dire. Non credo di aver dato una risposta particolarmente illuminante, ma è il meglio che posso dire. Buonasera. Io volevo chiedere una cosa riguardo al problema della computabilità dei processi mentali. Idealmente non si potrebbe, piuttosto che cercare di capire esattamente quali siano le leggi per poi riprodurre il tutto con un calcolatore, invece provare a ricostruire il cervello dai mattoni di base, ossia dai neuroni? Cominciando magari con delle strutture piuttosto semplici, poi man mano rendere sempre più complicata la rete e cercare di capire se questa in qualche modo riproduca
comportamenti o output simili a quelli che può dare un cervello. È un'idea un po' galvanica, però. No, non è. Cioè, sì, forse è anche galvanica, però no, è un filone di ricerca che è stato già seguito per decenni, non è assolutamente una pensata stravagante. È seguito da informatici, ma anche, per esempio, Edelman, il premio Nobel per la medicina, ha sviluppato una linea di ricerca che va proprio in quella direzione. Cioè, vediamo. Sappiamo grosso modo come funziona il singolo neurone, come possiamo fare le neuroni, cerchiamo di capire via via, creando reti più complesse, cosa queste reti possono fare e possono non fare. Questa è una linea di ricerca che viene sviluppata. E la simulazione di una rete di neuroni che sia il più possibile simile a una rete biologica si può anche vedere come un passo in questa direzione. Analogo a questo, ma in realtà diverso, e che forse non ha portato grandi risultati, è il filone dell'intelligenza artificiale classica all'interno dell'informatica. Abbiamo imparato nel corso dei decenni a fare sistemi informatici che hanno comportamenti, fra virgolette, intelligenti, non so, che giocano a scacchi meglio dell'uomo, per dirne una, e questo di per sé è un risultato interessante. Però, mentre mezzo secolo fa sperava che andando a costruire artificialmente un sistema che manifesti almeno alcuni degli aspetti dell'intelligenza si sarebbe capito meglio che cos'è l'intelligenza, oggi penso che la maggior parte degli studiosi ritengono che questa predizione non si è verificata. Cioè, per essere concreti, sì, abbiamo sviluppato sistemi che giocano a scacchi meglio dell'uomo, ma non è che questo ci ha aiutato a capire molto come gioca l'uomo. E questo, diciamo, col senno di poi lo si può anche prevedere, perché noi sappiamo che per risolvere lo stesso problema esistono matematicamente infiniti algoritmi, ma anche dal punto di vista pratico molte alternative. Il fatto che noi troviamo una strada algoritmica per risolvere un problema non significa che quella, cioè, scusate, una volta che abbiamo trovato una strada, qual è la probabilità che il cervello abbia seguito l'evoluzione, per esempio, abbia seguito quella strada? È piuttosto bassa, perché ce ne sono tante di strade. Quindi da questo punto di vista l'intelligenza artificiale ha fatto dei progressi importanti, nessuno mette in dubbio che i risultati sono interessanti, ma quanto alla ricaduta sulla comprensione del sistema nervoso, del cervello, eccetera, è stata fino adesso abbastanza minima. Adesso l'approccio che dice lei, che è stato anche chiamato il connectionism in inglese, è un po' diverso dall'intelligenza artificiale, perché parte fin dall'inizio a dire cerchiamo di costruire soluzioni basate su reti di neuroni, quindi, come dire, delimitiamo un po' lo spazio delle soluzioni in modo che sia più vicino a quello che ci sembra essere il supporto biologico. Ma tuttavia, proprio la teoria dell'universalità del calcolo ci dice che qualunque algoritmo che noi pensiamo in un modo lo possiamo rigirare in un altro sistema universale, quindi anche in una rete di neuroni. Per cui inventare una rete di neuroni che faccia un certo compito, averla inventata, non è una garanzia che nel cervello umano quello stesso compito venga fatto da una rete simile. Quindi a un certo punto bisogna andare a guardare che cosa succede. E il functional imaging, vari modi di andare a fare passati di termine approssimato, fotografie di cosa succede nel cervello,
sta fatto progressi tecnologici, adesso si stanno vedendo molti risultati sperimentali. La speranza è di poter vedere esattamente come è fatto il cervello e poi cercare di capire come da quella struttura emergono le funzioni. Andare un po' a tentoni e dire ma cerco di fare una cosa simile può aiutare, però è un po' cercare un ago nel pagliaio. Buonasera, avrei due domande, una un po' più di curiosità. Allora, la prima, le macchine di cui abbiamo parlato questa sera lavorano, funzionano e sono analizzate dal punto di vista del compito che eseguono, ma l'uomo, il cervello umano, è una macchina che ha bisogno anche di fermarsi o in un certo senso, in altre parole, di dormire, di eseguire diciamo un'altra routine. Esiste una somiglianza in questo con delle macchine artificiali che abbiamo costruito già, sì, con cui si può confrontare, oppure sono il fatto di dormire è un fenomeno che interessa solo il mondo animale? L'altra domanda è operazioni che per una macchina come noi l'abbiamo sempre immaginata, costruita, come lanciare un oggetto con una certa traiettoria, per noi risulta semplice, non abbiamo bisogno di pensarci. Mentre una macchina scompone questa operazione in tante più semplici e, come mostra la robotica, può diventare un problema molto complicato. E secondo lei, secondo la scienza o quello che insomma è noto, a cosa è dovuto questa differenza e ci sarà in futuro un modo per eliminare questa differenza, per riuscire allo stesso modo a imitare il cervello in modo tale da rendere più semplici operazioni che attualmente sono molto onerose a livello computazionale? Ok, la prima domanda, scusi un attimo. Adesso, sì. Non saprei dare nessuna analogia significativa tra il sonno degli esseri biologici e le macchine artificiali. Cioè, uno si può inventare delle cose, ma cioè, macchine artificiali più o meno potrebbero funzionare se le raffreddo opportunamente. No, non vedo. Credo che il sonno sia proprio un fenomeno biologico. Poi sì. Allora, uno può inventare analogie, per esempio una volta, ma tutt'oggi qualcuno mi ha responsabilizzato su UniWeb. Quando vengono fatti gli aggiornamenti UniWeb viene spento, però è anche vero che con le tecnologie informatiche moderne si potrebbero fare gli aggiornamenti, come si dice, hot, cioè, senza spegnere le macchine. Comunque non sarebbe un'analogia col sonno, quindi no, non, mi sembra che il sonno della macchina per oggi non ci sia. Poi l'altra questione invece è che lei dice ci sono dei compiti che a tutt'oggi delle operazioni, no? Perché il sistema umano, diciamo, nel suo complesso, fa molto meglio di una qualsiasi macchina. E questo è senz'altro vero. Nella maggior parte di questi casi credo semplicemente che sia una questione di tempo, cioè dobbiamo imparare a capire l'evoluzione, diciamo così, o comunque nella struttura del sistema nervoso umano, cioè il sistema nervoso, sono codificate delle informazioni, delle procedure molto utili che noi non abbiamo imparato a riprodurre
parte un po' come era 20 anni fa per gli scacchi, che 20 anni fa l'uomo, i campioni del mondo quantomeno, giocavano meglio delle migliori macchine. Ormai da una decina di anni si è capovolto questo rapporto. Quindi per molte funzioni credo che potrà essere così. Allora, per gli scacchi, giusto per fare un esempio, ma gli scacchi sono un esempio un po' particolare perché hanno un modello matematico chiaro e noto. Comunque, per gli scacchi, come si è arrivati ad avere macchine che giocano meglio? Attraverso due strade, un po' perché la potenza di calcolo, a parità di costo della macchina, continua ad aumentare. Questo non accadrà per sempre, ma siamo più di mezzo secolo, nell'ultimo mezzo secolo la potenza di calcolo a parità di costo e anche a parità di consumo energetico continua ad aumentare. Dall'altro, pur non sapendo come diavolo facciamo noi a giocare a scacchi bene, almeno quelli che giocano bene, forse non dovrei dire noi, ma quelli, pur non sapendo, abbiamo affinato delle strategie matematiche per il gioco, sia pure approssimate, ma per il gioco degli scacchi. Quindi c'è stato progresso sul lato delle macchine, della potenza, diciamo, delle prestazioni delle macchine e della nostra comprensione, della nostra invenzione di modi intelligenti di giocare. Sono queste due dimensioni che potrebbero ripetersi, si stanno ripetendo per varie cose, per il riconoscimento del parlato, perché per tanti anni non si riusciva a fare bene, adesso si riesce a fare abbastanza bene con sistemi meccanici. Ora lei però ha usato una terminologia nel formulare la domanda che forse merita di essere ripresa, perché e dice, beh, noi lo facciamo semplicemente per una reazione spontanea. Questo può essere, come dire, fuorviante, perché di tutto quello che noi facciamo, cambio un attimo, di tutto quello che il cervello fa, quello che arriva a livello cosciente è una sintesi molto ridotta. Enorme elaborazione dentro che non emerge, che non sale ai livelli della coscienza. A livello cosciente a noi sembra di aver fatto quasi niente, ma questa non è una misura di quanto sforzo ha fatto la macchina biologica, sforzo nel senso di quanto calcolo, di quanta elaborazione. Freud ci ha abituato all'idea che esista una vita inconscia, però forse la psicanalisi, essendosi così focalizzata sugli aspetti patologici, eccetera, può avere una valenza terapeutica o meno, ma può essere un esempio non ideale. Ma una cosa interessante è questa: nelle ultime decadi molti psicologi hanno cercato di definire e poi misurare in base a questa definizione quella che si chiama la banda della coscienza. Cioè, quando noi siamo coscienti di un qualcosa, di quanti bit riusciamo a essere coscienti dell'unità di tempo? Allora è chiaro che non è facile dare una definizione onnicomprensiva di questo concetto, perché se dobbiamo essere coscienti di un testo che leggiamo è una cosa, di immagini che vediamo può essere un'altra e così via, di una musica che ascoltiamo. Però una cosa interessante che è emersa da questi tentativi, sia pure preliminari e diciamo basati su definizioni un po' convenzionali di questa banda della coscienza, la cosa che è emersa è che comunque io la giri e la misuri, la banda della coscienza va fra alcune decine e pochissime centinaia di bit al secondo. Almeno
pensiero secondo tutte queste postazioni che gli psicologi si sono inventati per definire e misurare la grandezza. Allora, insomma, quando andiamo a se ci domandiamo qual è il contenuto informativo del cervello, anche se fosse un solo bit per sinapsi, o anche solo uno per neurone, ma poi può ridurre anche abbastanza, abbiamo 10 alla 11 neuroni che cambiano stato 1000 volte al secondo, quantità di bit, parliamo di 10 alla 14 bit. Di questi 10 alla 14 bit che in qualche modo girano nel nostro cervello, noi siamo coscienti al massimo di un centinaio. Quindi adesso, anche se questi numeri possono essere sbagliati di qualche ordine di grandezza, il divario è tale che è chiaro che la maggior parte del lavoro che il nostro cervello fa resta a noi stessi ignoto. E questo è uno dei grossi misteri. La coscienza ha pochissima visibilità di quello che succede, ma il cervello riesce generalmente a mandare a livello cosciente la parte importante, una specie di sintesi rilevante di tutta questa, esperienza. Questo è un fatto formidabile, non abbiamo la minima idea di come possa succedere, però certamente c'è un tale divario tra la quantità di stato che il cervello ha e continua ad elaborare e quella di cui siamo coscienti. Allora, questo, diciamo, su questa differenza sono innestati parecchi studi psicologici degli ultimi decenni che proprio hanno cercato di differenziare in maniera chiara tra quello che noi riusciamo a fare attraverso questo sistema di cui però non siamo consci e che anche quando manda segnali a livelli consci, diciamo, ci fa fare delle cose ma non sapremmo giustificarle. Non so, uno attraversa la strada anche in una zona alto traffico, riesce a non essere investito da nessuna automobile, proviamo a farlo con un robot come diceva lei e capiamo quanto calcolo ci deve essere per fare quella cosa lì. Però non è che noi sapremmo anche a strada attraversata dire queste erano le equazioni di Newton delle varie automobili, questa era la mia ed ecco perché non sono stato investito, no? Cioè è un sistema che funziona bene ma noi non sapremmo dire come funziona, non sappiamo neanche come funziona. Quindi è una di quelle attività che sappiamo fare, ha un riflesso cosciente, perché noi vediamo le automobili, sappiamo, siamo consci di quello che stiamo facendo, ma non siamo certamente consci di tutto quello che ci sta dietro e che permette di attraversare una certa probabilità di non rilasciare, di non lasciarci le penne la strada affollata. Quindi questa è un'osservazione che può essere a doppio taglio, ed è a doppio taglio, ma tante volte la nostra intuizione può essere sbagliata. Quindi la logica è importante per cercare di controllare i risultati dell'intuizione. Ma non si deve andare all'estremo di pensare di poter, diciamo, vivere, anche solo nella sfera del sapere, in maniera puramente logica. Perché le nostre capacità logiche, proprio perché passano attraverso i nostri stati coscienti, necessariamente possono elaborare ben poco. Quindi se buttiamo a mare tutta l'elaborazione inconscia, non facciamo una buona cosa. E comunque, laddove non abbiamo algoritmi, in tante cose della vita non abbiamo algoritmi per decidere cosa è meglio, cosa è peggio, per soppesare i pro e i contro e così via. Cerchiamo di ragionarci su, ma alla fine è questo sistema inconscio che noi abbiamo che dà il grosso dell'input alle nostre decisioni. Quindi, diciamo, il modo migliore di procedere è di far funzionare bene i due sistemi, cercare via via di usare il sistema logico, però con costanti di tempo necessariamente brevi,
che hanno più senso sulla scala della storia della civiltà che del singolo individuo, di diciamo, far crescere il patrimonio di conoscenze. E per le decisioni immediate, istantanee, sì, quello che ci dice il nostro istinto non è sempre corretto, ma non è una cosa da buttare via, perché se lo spegnessimo saremmo schiacciati dalla prima auto per strada o da qualunque altro evento. Quindi, sì, allora, relativamente a quello che si diceva prima, l'ipotesi che ciò, i fenomeni del cervello che noi osserviamo derivino da della fisica non conosciuta, ancora non conosciuta, e che potrebbe non essere computabile. A me lascia un po' perplesso questa interpretazione, nel senso che la fisica che conosciamo è computabile perché i modelli che noi costruiamo ci serve che siano computabili. Cioè noi costruiamo dei modelli, dei fenomeni, in modo che ci permettano di calcolare cose che poi siano confrontabili con i dati sperimentali. D'altra parte le teorie di campo sono teorie perturbative, quindi approssimate. Allora mi chiedo, non è che il fenomeno emergente possa in qualche modo essere replicato soltanto in un sistema che riproduca in maniera esatta le leggi fisiche, e quindi una computazione approssimata non possa riprodurre il fenomeno emergente? Cioè, questa sarebbe la mia prima domanda. La seconda invece è il fatto che un sistema che ha la complessità del cervello ha uno spazio delle fasi enorme, quindi è possibile che il cervello umano viva in uno spazio delle fasi molto piccolo rispetto a quello che è lo spazio delle fasi del sistema intero, e quindi sia praticamente impossibile, anche riuscendo a replicare un sistema analogo, trovare uno stato iniziale da cui esso possa evolvere esibendo dei comportamenti analoghi, insomma. Allora, per la prima parte è vero che i calcoli che... Allora, no, ho detto tre cose, vabbè, cominciamo da questo. È vero che i calcoli che si fanno generalmente in maniera approssimata, è anche vero che il confronto della teoria con l'esperimento si riesce a fare in maniera approssimata, quindi non è chiaro che aumentando nella precisione del calcolo non si sforerebbe a un certo punto il livello di aderenza fra la teoria e la realtà, però diciamo la possibilità che il livello di approssimazione a cui devo fare un calcolo per riprodurre un certo fenomeno sia molto elevata ci sta, però di solito, sebbene costerebbe più sforzo computazionale aumentare la precisione, sappiamo come aumentarla quella precisione. La cosa che lei ha detto in partenza, dice, ma visto che noi costruiamo le teorie per fare calcoli sui sistemi e predirne il comportamento, spiegarle, le nostre teorie più o meno finiranno sempre per essere computabili o qualcosa del genere. Oppure, non l'ha detto lei, ma lo potrei dire io mettendomi diciamo a portare acqua al suo mulino, se una teoria non è computabile allora non so calcolare le sue conseguenze in varie circostanze, come faccio a raffrontarla con la realtà che vorrei descrivere con quella teoria? Forse questo è un modo ancora più allora la risposta qui però non è quella che suggeriva lei, se ho capito, cioè una teoria può non essere computabile, ma comunque, cioè, la computabilità si riferisce al fatto di avere una procedura algoritmica, ma insomma mi passi un po' di approssimazione nel linguaggio, ma se vuole poi possiamo ridirlo in maniera più matematica, ma comunque vogliamo una procedura che risolva tutti i casi. Questo, l'assenza di una procedura che risolva tutti i casi non è equivalente al fatto di non saper mai qual è la risposta.
facciamo il prototipo di problema non calcolabile che fu scoperto, diciamo, evidenziato proprio da Turing. Se io accendo una macchina che ha un programma, io so qual è il programma e quali sono i dati, dal punto di vista concettuale questa macchina può andare avanti per un certo tempo e poi fermarsi, raggiungere uno stato dopo il quale non fa più mosse, oppure può andare avanti all'infinito. Quindi, data la macchina e i suoi dati iniziali, è matematicamente determinato se questa macchina si ferma o se va avanti all'infinito. La domanda è ben posta. Adesso io mi pongo il problema di avere un algoritmo al quale do in pasto la macchina e il suo stato iniziale, dal quale vorrei come risposta sì, questa macchina si ferma, no, questa macchina va avanti all'infinito. E Turing ha dimostrato che questo algoritmo non esiste. Quindi il problema dell'arresto di un programma non è decidibile in questo senso algoritmico. Ciò non di meno esistono infiniti programmi per i quali noi potremmo dimostrare che si fermano su qualsiasi input. Quindi adesso, tornando all'analogia, noi potremmo avere una teoria fisica non computabile in generale, ma le cui predizioni, chiamiamole così, siano computabili in un certo insieme di casi, e se tutti i casi in cui noi riusciamo a calcolare e confrontiamo con la realtà la teoria va bene, iniziamo a pensare che la teoria possa essere vera, né più né meno di come facciamo con le teorie computabili. Quindi non è necessario che una teoria sia computabile per poter essere messa a confronto con la realtà. Certo, se una teoria è talmente non computabile ed esiste questo concetto e si può formulare matematicamente, si dice una teoria immune, per cui soltanto un numero finito di casi si può computare, allora diventa dura usare quella teoria. E giusto per inciso, le teorie immuni, cioè i domini che sono immuni a una teoria, per essere più precisi, ce ne sono e anche di significativi. Per esempio, noi tutti siamo abituati a zippare, con termini un po' così, a zippare un file. Per la maggior parte dei file che zippiamo, la versione zippata è più corta, ma dal punto di vista matematico la maggior parte dei file, se fossero generati a caso, non sarebbe zippabile. Allora io potrei dire: voglio costruire una teoria matematica che mi permette di dimostrare che un file è, diciamo, è comprimibile oppure non è comprimibile. Mi permette di rispondere alla domanda: questo file è comprimibile o no? Comprimibile, tra l'altro, non solo con l'algoritmo di zip, ma con qualunque algoritmo voi vogliate cercare di codificarlo. È un fatto noto, dimostrato da un grandissimo matematico del XX secolo, che si chiama Kolmogorov, un matematico russo, che sebbene i file, io dico file, lui parlava di stringhe binarie, ma è la stessa cosa, sebbene i file che non si possono comprimere siano, in un senso matematico preciso, la maggior parte, qualunque teoria matematica voi mettiate sul tavolo non è in grado di dimostrare la non compressibilità di più di un numero finito di file. Quindi qualunque teoria riesce a beccare un infinitesimo dei casi in cui il file non è zippabile. E questo se la teoria è una teoria nel senso ormai considerato classico delle teorie matematiche, che è quello che dicevo prima, che la dimostrazione deve essere verificabile da un algoritmo. Quindi, diciamo, se una teoria è una teoria per un problema di questo tipo, dove riesco a risolvere solo un numero finito di casi in un'infinità, può essere anche abbastanza inutile. Però se è semplicemente non computabile, può permettervi di trattare moltissimi casi, e quindi
Scusi, ma non mi sono scritto la sua terza domanda, se me la accenna. Sì. In principio questa è una possibilità. Questa è una possibilità. Però, diciamo, non è detto che sia la realtà che dovremmo confrontare. Mi sembra che lei abbia, forse lei fa fisica, okay? Ci sono, per esempio, se noi cerchiamo di capire come la massa del protone è determinata dalle masse dei quark, questo è un calcolo molto complesso, a tutt'oggi con le più grosse macchine del mondo si riesce a calcolare la massa del protone a partire dalla quantocromodinamica con un numero di cifre decimali 3, 4, forse neanche si arriva a 4, mentre adesso non ricordo esattamente, mi sembra che il valore sperimentale sia noto con 8 cifre tra virgolette certe, quindi siamo in un caso in cui la difficoltà di calcolare le conseguenze di una teoria è un limite molto serio alla possibilità di raffrontare quella teoria con la realtà. Quindi è una teoria difficile, però queste poche cifre che si riescono a tirar fuori con metodi basati sull'approccio Monte Carlo, perché si riescono a tirar fuori? Lo spazio delle fasi è immenso, non è pensabile né oggi né mai di poterle guardare tutti gli stati, ma come lei saprà benissimo, la distribuzione della funzione di azione in questo spazio delle fasi è tale che la maggior parte dello spazio ha una probabilità così piccola che non mi serve neanche guardarlo. Allora il metodo Monte Carlo è un metodo, si chiama Monte Carlo pesato, importance Monte Carlo, dove usando il fatto che si riesce in qualche modo a simulare statisticamente la funzione M-S, dove S è l'azione del sistema, si va a campionare il sistema nella parte importante dello spazio delle fasi. Quindi questa è una possibilità che anche il cervello abbia, sicuramente ha uno spazio delle fasi immenso, ma è possibile che si riesca a trovare il modo di campionarlo nella parte giusta. Un'altra possibilità è che il cervello abbia una struttura che si riesca a gestire matematicamente. Per esempio, non che i numeri si riducano a essere drasticamente piccoli, però se la struttura del cervello fosse determinata dal DNA, il DNA sono 3 milioni di basi, quindi 3 miliardi, scusate, quindi 6 miliardi di bit, diciamo un gigabyte, che è una quantità enorme, ma molto più piccola del numero di sinapsi. Quindi, diciamo, nella misura in cui il cervello è determinato geneticamente, deve avere una struttura, non può essere totalmente random. Ovviamente c'è la parte del cervello che è determinata dall'esperienza durante la vita, quella, però anche lì si può andare a fare un calcolo di quanti bit noi riusciamo a ricevere dal mondo al secondo, questa volta non attraverso la coscienza ma anche in maniera incosciente, e vedere sulla storia dell'individuo quanti possono essere. Quindi ci può essere una struttura nel cervello che permetta di capire. La matematica funziona bene, anche in matematica noi trattiamo anche spazi infiniti, diciamo quotidianamente, ma riusciamo a trattarli perché c'è una forte struttura dentro che ci permette di ragionare su una descrizione finita di questo infinito. Nel calcolo di solito è finito contro finito, ma è un finito più piccolo che riesce a catturare un finito più grande. Solo andando a provare sapremo.
Volevo sapere, visto che si è accennato prima, ci sono dei progetti di simulazione del cervello che sono in fase di finanziamento, inizio, su cosa, visto che ci sono tutte queste incertezze e difficoltà di approccio, modelli che non sono nemmeno minimamente fattibili, su cos'è che lavorano i gruppi di ricerca che cercano di simulare il cervello? Allora, il progetto che forse è più noto e ha attratto più attenzione è un progetto che si chiama Blue Brain, sviluppato inizialmente da un gruppo di ricerca di Losanna, il coordinatore del gruppo si chiama Makram. Perché si chiama Blue Brain? Perché inizialmente per le simulazioni usavano un sistema parallelo realizzato dall'IBM che si chiama Blue Gene, il sistema realizzato, blu è il colore dell'IBM, ma e Blue Brain per questo. Allora, Blue Brain ha cominciato con l'obiettivo non di simulare l'intero cervello nel suo complesso, perché è ancora un problema, ma di simulare quella che si chiama una colonna della corteccia cerebrale, che a seconda del tipo di animale eccetera ha un numero diverso. Qui è stato prima fatto per i topi con l'idea di arrivare all'uomo, una colonna a circa, se ricordo bene, circa 70.000 neuroni, che è un numero molto grosso, ma non è diciamo, e buona parte dello sforzo è stato concentrato sulla ricavare modelli accurati di vari tipi di neuroni, perché nel cervello, nel sistema nervoso umano, esistono neuroni abbastanza diversi fra di loro, quindi questo gruppo ha lavorato per decenni allo sviluppo di modelli accurati per vari neuroni. Dopodiché l'altro problema è che ho i modelli di questi neuroni, ma come esattamente sono collegati? Su questo sono stati seguiti degli approcci che a me da, un po' però da profano, perché non è la mia materia, sembrano discutibili, strade che si possono fare. Uno di questi approcci è di costruire la rete secondo modelli probabilistici, un po' a caso, caso guidato da un modello, a quanto ho capito parlando con lo stesso Makram durante una conferenza, ma non c'è stato il tempo per andare fino in fondo, è una stocasticità guidata da un modello geometrico, perché si sa che nel cervello ci sono collegamenti a lunga gittata, però collegamenti con neurone più vicino magari hanno una diversa probabilità, lo sono comunque stocastici. Allora, l'idea di fondo qual è? Che molte delle connessioni nel cervello si vengono a formare con una buona dose di casualità, per cui un modello stocastico dovrebbe, diciamo, creare una colonna di corteccia verosimile, poi andiamo a vedere, simulandola, che fenomeni emergono da questa cosa, e qualcosa impareremo. Questa è l'idea. Certo, se emerge qualcosa di interessante avremo imparato qualcosa, se non emerge niente da queste simulazioni, se non emergerà niente, cosa avremo imparato? Non molto, ma forse un'indicazione che in queste cose c'è una struttura che è essenziale affinché esse funzionino come funzionano, e che se non riusciamo a mappare proprio quella struttura e importarla nella simulazione, non otteniamo niente di buono. No, quindi, secondo me non qualcosa, perché questa cosa si impara sempre, ma dove si arriverà lo si scoprirà, sta facendo cose che non è una novità nella scienza. Ecco. Questo non voglio dire che questo esperimento non si debba fare, ma non è un esperimento le cui condizioni sono sufficientemente note per sapere esattamente
cosa apprenderemo dall'esperimento stesso. Questa è una mia sensazione, ripeto, facendo ricerca. Ricerche, interessi. Allora, inizialmente. Quindi i soldi, sì, si capisce. Sì, sì, inizialmente il progetto Blue Brain era finanziato, credo, da soggetti svizzeri e cofinanziato dall'IBM. Dopo Magram ha convinto, come saprai, nella comunità europea ci sono le lobby, eccetera. L'Europa, in particolare anche l'Italia, è abbastanza forte nelle neuroscienze. Insomma, hanno convinto la comunità europea a finanziare quello che si chiama un progetto, il programma FET, Future and Emerging Technologies, di tipologia flagship, cioè nave ammiraglia, un progetto ammiraglio, che nel corso di un certo numero di anni, mi sembra sia finanziato per 1,5 miliardi. Quindi c'è tutta una rete adesso di gruppi di ricerca in Europa, ma Macram è il leader scientifico di questo progetto. Quindi, prendendo spunto da Blue Brain, l'Europa. E negli Stati Uniti c'è un progetto simile che è chiamato Connectome, Connectoma, che è, vuol dire, così come il progetto Genoma voleva mappare tutti i geni del DNA, il progetto, si usa la parola connettoma, per dire voglio mappare tutte le connessioni che ci sono nel cervello. C'è una significativa differenza, perché il DNA è una sequenza lineare di 3 miliardi di basi, una base a 4 valori, una, diciamo, fra 4 valori. Non è banale, perché non si riesce a prendere il DNA standard e guardarlo base dopo base, va spezzettato, si riesce a ricostruire singoli pezzetti e poi l'incastro va studiato con metodi informatici, però siamo, diciamo, 1 miliardo. Le sinapsi sono un fattore 10 alla 5 in più, ma non è solo quello, è che la struttura non è lineare e quindi la complessità è enorme. Se poi a questo si aggiunge che il tipo di neuroni, non esistono 4 tipi di neuroni, sono già stati studiati centinaia di tipi di neuroni, quindi per mappare il connettoma bisogna... Ultima cosa, non banale, che non è che si possa entrare nel cervello per tagliarlo a pezzettini come si può fare con una molecola di DNA, quindi c'è ovviamente un livello di complessità molto maggiore, però non siamo assolutamente vicini a sapere arrivare. Quindi il progetto parte con il nome altisonante di connettoma, poi ci si accontenta se si riescono a mappare delle